carica. 3 anni fa il problema era tutto del prezzo. Siamo di nuovo qui in comune a Cervedri a protestare perché la nostra amministrazione non ci tutela a dovere. Le dichiarazioni di Michele Civita, l'assessore con la delega ai rifiuti della Regione Lazio, sono gravissime. In quel di Viterbo ha dichiarato che Cupinoro dovrà riaprire e tutta l'impiantistica prevista, quindi il biogas, il TMB, dovrà essere realizzato. Per noi queste sono delle dichiarazioni gravissime. L'amministrazione regionale sta portando avanti questo progetto senza tenere conto non solo della volontà dei cittadini, ma del parere di un ministero, del Ministero dei Beni Culturali, che a chiare lettere ha spiegato che a Cupinoro non si può fare niente. Cupinoro noi vogliamo che venga bonificata, venga fatta un'indagine ambientale su tutte le matrici, suolo, acqua e aria, per verificare se ci sono forme di inquinamento e se queste hanno arrecato danno alla salute della popolazione. E siamo qui nel nostro comune perché è questa la sede dell'amministrazione che ci dovrebbe tutelare e non ci sentiamo tutelati perché il nostro sindaco, pur avendo fatto ricorso a suo tempo, ricorso al TAR, contro l'impiantistica di Cupinoro, non ha fatto niente altro. Noi siamo qui per ricordare alla popolazione di Cervedri che l'allarme non è terminato, ma è appena iniziato. Ribadiremo il nostro dissenso il 29 di marzo con una nuova fiaccolata a Bracciano. Basta discariche, basta Cupinoro, Cupinoro è un sito da bonificare e mettere in sicurezza. Flash mob in piazza Risorgimento a Cervedri, realizzato dai comitati che si prodigano contro la minacciata riapertura della discarica di Cupinoro. È stato esposto uno striscione che chiama in causa l'assessore regionale ai rifiuti Michele Civita e il sindaco di Cervedri Alessio Pascucci, rei di non tenere conto delle richieste dei cittadini, che, a detta dei comitati, non sono d'accordo che venga riaperta la discarica, ormai montagna di rifiuti che è sorta alle porte di Cervedri. Dopo la dichiarazione dell'assessore e la rottura delle relazioni tra i comitati e il sindaco, si preannuncia l'ennesima stagione di contestazione, che avrà il suo culmine alla Regione Lazio, dove i manifestanti si raduneranno per protestare contro le decisioni del governo Zingaretti e a favore della raccolta differenziata porta a porta, che è in netto ritardo rispetto a quelle che erano le attese. Anche Carmelo Travaglia del PD, un passante per caso, possiamo dire, qui a Piazza del Risorgimento, dove qui in alto c'è questa protesta dei comitati e dei cittadini. No, non per caso, sapevo che c'era questa iniziativa e ho voluto portare anche la mia presenza, anche perché il Partito Democratico, almeno a Cervedri, è sempre stato contrario a questo progetto che, diciamo, la coppia di fatto Civita-Pascucci tentano di portare avanti. L'abbiamo dimostrato in tutte le occasioni che il Partito Democratico, almeno Cerite, è contrario ad ogni possibile allargamento della discarica di Cupinoro. Tra l'altro noi siamo convinti che dobbiamo arrivare al superamento, anche perché c'è un sistema di stoccaggio dei rifiuti che non fa più parte della nostra storia. Da quello che abbiamo letto nel comunicato appunto dei comitati, Pascucci l'altro giorno se ne sarebbe andato e tra l'altro avrebbe espresso, diciamo, una certa posizione favorevole a Cupinoro. È così secondo Carmelo Travaglia? Ma Pascucci ci ha abituato a fare due facce, una davanti ai comitati e una nelle stanze segreti. Io sono convinto che tutto questo movimento avviene anche con il benestare di Alessio Pascucci. Naturalmente lui, che si è sempre fregiato il titolo di essere un ecologico, diciamo, uno che sta molto sensibile appunto alle questioni legate a questi aspetti, non lo può dire chiaramente, anche perché poi sennò gli arriverebbero tutti i comitati addosso. Allora, per continuare a giocare su due fronti, da una parte appunto mantenere un certo rapporto con i comitati e dall'altra parte però, da quello che capisco io e da quello che sembra, lui è una persona che poi porta il benestare della città, cosa che non dovrebbe fare. Il nostro sindaco deve decidere da che parte stare, dalla parte dei cittadini o dalla parte di chi gestisce le discariche e gli inceneritori. Solo questo ci deve dire, perché a tutte le nostre domande ancora non ha dato risposta.